momento piuttosto lungo, che è la sua chiamata, la sua vita pubblica, il suo ministero pubblico, i 3 anni in cui la parola Gesù, che è la parola del Padre, ciò che il Padre vuole dirci, vuole insegnarci, Gesù si è espresso con molte parole, con molti discorsi, con molti racconti e con quelle parole forti che sono i suoi gesti, i suoi miracoli soprattutto. Ecco. E allora abbiamo questo lungo periodo in cui realmente l'intreccio è diventato anche storia, è diventato dialogo, è diventato visibilità drammatica, dramma nelle varie relazioni. A volte alcune di queste relazioni ci restano quasi incomprensibili. Che cosa sarà avvenuto nel momento in cui Giuda ha baciato Gesù? E Gesù, che l'aveva scelto, l'aveva amato, gli aveva lavato i piedi, gli dice: amico, perché sei venuto? Però non mente Gesù, continua a chiamarlo amico fino all'ultimo momento. Voi siete miei amici, aveva detto ai discepoli, e chiama, dà la vita per i propri amici. Giuda vende la vita dell'amico, ma Gesù dà la sua vita per l'amico, l'ha data anche per Giuda. Ecco, allora, tutti i dialoghi in cui queste verità, tu mi sei caro in tutti i sensi, si è fatta dialogo, storia, dramma, sì, no, accettazione, rifiuto, quante cose. E Gesù, sappiamo che per far questo ha combattuto anche coi demoni. Bene, ora come dobbiamo affrontare questo tema, che non è facile? Da certi punti di vista io potrei dirvi, guardate, mi faccio un po' di pubblicità, il libro che trovate su Restare con Cristo è stato fatto proprio per spiegare tutto questo. C'è tutto quello che Gesù ha detto di sé e poi spiegare che cosa significa, che Lui è la luce, che Lui è la vita, che Lui è il pane, che Lui è la strada, che Lui... ecco, quindi... di materiale ne potete trovare in abbondanza. Adesso si tratta soltanto invece di trarre alcuni criteri fondamentali. C'è una bella circostanza oggi. Cosa accadde il 24 aprile del 2005? Oggi siamo il 24 aprile. Cosa accadde il 24 aprile di 12 anni fa? Accadde che iniziò il suo pontificato Papa Benedetto XVI. Era stato eletto Papa e il 24 aprile celebrò, c'è qualcosa che non va? Celebrò la messa del suo inizio di pontificato. In questa messa, Papa, l'ho trovato casualmente, però si adatta molto bene, Papa Benedetto disse così: noi esistiamo per mostrare Dio agli uomini. E solo là dove si vede Dio comincia veramente la vita. Chi non vede Dio è come se attraversasse la vita con l'immensa sofferenza di essere cieco. Noi non siamo il prodotto casuale e senza senso della evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario. Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri la nostra amicizia con Lui, che è un'espressione molto bella. Non c'è niente di più bello che conoscerlo, e conoscerlo vuol dire amare, e comunicare agli altri la nostra amicizia con Lui. Quindi, conoscere Cristo così, conoscere in modo da amarlo, e conoscere in modo da dilatare la conoscenza di Lui, teologicamente nel Vangelo si chiama, questo fenomeno si chiama seguire. Seguire Gesù.
Perciò la prima cosa che dobbiamo cogliere di questo momento della vita di Gesù è questo avvenimento della sequela di Gesù. Allora riandiamo al Vangelo. La prima cosa importante, perché adesso si tratta di imparare quasi i criteri, la prima cosa importante è che al tempo di Gesù erano gli uomini, le persone, che sceglievano il maestro che dovevano seguire. Accadeva un po' come quello che accadeva nelle università medievali, se non ricordo male. C'erano dei professori e gli studenti si iscrivevano al corso che preferivano. Va bene? Cioè gli studenti sceglievano i professori. Con Gesù questo criterio viene abolito e viene capovolto. Dirà Gesù, non siete voi che avete scelto me, io ho scelto voi. Allora la prima questione che riguardò i dodici, pensate alla bella scena di Gesù sulla riva del mare di Galilea che cammina e guarda e sceglie uno per uno i suoi discepoli, vede Pietro, poi vede Giovanni, poi vede Matteo, poi vede Giacomo e li chiama, dice vieni con me, vieni e seguimi. Oppure la scena un po' triste di quando Gesù incontra il giovane ricco, lo guarda, prova per lui un'attrazione e gli dice vieni, lascia tutto, seguimi. E l'altro non ha il coraggio di farlo e se ne va via triste. Pensate a come sarà esigente Gesù quando parlerà della sequela a lui e dirà chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Se uno vuol venire dietro a me, abbandoni tutto, case, fratelli, parenti, riceverà 100 volte di più, ma non deve, se mette mano all'aratro, poi voltarsi indietro. Ecco, la prima questione chiara è che Gesù immagina la storia con lui a cominciare da uno, da due, da dodici, poi subito dopo Pasqua qualche migliaio di persone, poi intere nazioni e poi noi non sappiamo come evolverà la storia. Può essere anche che passeremo momenti in cui le file cristiane si assottiglieranno moltissimo, diminuiranno, ma questo è nel disegno di Dio. Ma Dio chiamerà uno per uno e si tratta di scegliere di seguirlo, di dirgli di sì. Allora, il problema è, c'è, tu devi, cristiano, sentirti guardato, pensato, sentire uno che ti chiama e attende la tua risposta, che deve essere unica, come unica è che la sua chiamata. Tu la risposta gliel'hai mai data? Quando gliel'hai data? Pensate a San Pietro che nel momento difficile, quando Dio ha parlato, Gesù ha parlato dell'Eucarestia e tutti sono sconvolti da un discorso che non capiscono e se ne vanno, Gesù si volta ai discepoli e dice «Anche voi volete andare via?» E l'unico Pietro risponde «Signore, e da chi vado? E da chi vado? Da chi andiamo? Sei tu che hai parole di vita eterna». Vedete, questo momento evangelico, perché tutti subiamo prima o poi la tentazione di dire «Sì, beh, in fondo, seguire Gesù», oppure smettere, oppure lasciarlo un po' in disparte, oppure aspettare, vedremo, ne riparleremo molti. Pensate a quanto, come questo accade soprattutto ai nostri ragazzi, va bene? Tutti hanno momenti di difficoltà in questo seguire Gesù, però o prima o poi, e se non è possibile prima, io spero che Dio a tutti dia la grazia di dare questa risposta, almeno nel momento della morte. È un po' poco, però lui tante volte si accontenta di poco. Di dare la risposta, Signore, da chi vado? Tu solo
hai parole di vita eterna. Se non si arriva a questo punto di capire veramente, usiamo un'espressione che è quella che amava Papa Paolo VI quando scriveva nella sua bella preghiera a Gesù: Signore, tu ci sei necessario. O Sant'Ambrogio quando diceva: Cristo, per noi tu sei tutto. O San Benedetto quando nella sua regola scriveva: non mettere mai niente più, diciamo, sopra o contro l'amore di Cristo. Signore, tu ci sei necessario. O prima o poi, e se ancora non vi è accaduto, chiedetelo, chiedetelo come grazia, di poter arrivare al momento in cui con tutto il cuore dire a Gesù: Signore, da chi vado? Tu hai parole di vita eterna, tu mi sei necessario. Ecco, questo possiamo dire è il primo momento, potremmo esprimerci così, trattandosi di un discorso d'amore, questo è veramente il momento dell'innamoramento. Quando è che l'innamoramento ti fa capire che hai bisogno che si tramuti in amore, si tramuti in scelta di vita? Quando uno è nella posizione di dire: non posso andare da nessun'altra parte, non voglio andare da nessun'altra parte, è solo con te che voglio stare, ho bisogno di te. Se, diciamo, come diceva il poeta, chi era quello, non ricordo adesso, che diceva che se tu non ci fossi, perfino le stelle perderebbero il loro splendore e nessuna strada avrebbe significato per me. Ecco, deve avvenire un momento in cui l'amore per Gesù, di Gesù a me e mio a Gesù, si tramuti, diventi anche inizialmente una decisione di appartenenza, di sequela. Io voglio seguirti, che può perfino comprendere l'ipotesi dei mille piccoli tradimenti, ma con questa ulteriore preghiera: Signore, fai in modo che quando io mi dimentico di te, che quando io sto cominciando a deviare, fammi accadere qualcosa che mi riporti indietro. Ecco, e qui si tratta di cercare di capire come favorire questo innamoramento irrevocabile verso Gesù. Vi voglio leggere un testo perché è molto interessante. Io l'ho sempre trovato nella mia vita uno dei più belli. So perfino che a qualcuno di voi questo testo è stato, per qualcuno di voi è stato fondamentale perché l'ha messo in pratica. Vi dirò dopo come l'ha messo in pratica, così qualcuno può pensarci. Bernanos scrive, mette in bocca al famoso curato di campagna. Se non avete mai letto il diario di un curato di campagna, è uno dei più bei libri che siano mai stati scritti, è un patrimonio cristiano che dovremmo conoscere. Allora Bernanos, il vecchio curato, dice: io ho riflettuto molto sulla vocazione. Siamo chiamati tutti, ma non tutti nella stessa maniera. Allora, per semplificare le cose, io comincio a mettere ciascuno di noi al suo vero posto nel Vangelo. Siete, provate a pensare che nel Vangelo ci sono tanti luoghi, tante situazioni, tanti momenti, tanti incontri. Bene, ce n'è uno che mi riguarda. Questo ci ringiovanisce di 2000 anni e con ciò il tempo è nulla per il buon Dio. Il suo occhio vi passa attraverso. Allora mi dico che assai prima della nostra nascita, per parlare con un linguaggio umano, nostro Signore ci ha incontrato da qualche parte, a Betlemme, a Nazareth, su una strada della Galilea, e che ne so. Ma un giorno i suoi occhi si sono fissati su di noi e secondo il luogo, l'ora, la congiuntura, la nostra vocazione ha preso il suo carattere particolare. E se la nostra anima, la quale non ha dimenticato, la nostra anima non dimentica, la quale ricorda sempre la nostra anima,
Se la nostra anima potesse trascinare il suo povero corpo di secolo in secolo lungo il pendio di questi 2000 anni, risalire indietro, l'anima lo condurrebbe direttamente in quello stesso luogo dove Gesù l'ha incontrato. Diciamo, so il caso di qualche persona che ha fatto con questo, diciamo, con questo desiderio, ma lo fece già Sant'Ignazio di Loyola, lo fece Sant'Angela Merici, altri, un pellegrinaggio in Terra Santa, perché voleva cercare di capire, proprio girando la Terra Santa, qual era il luogo dove il Signore l'aveva vista, l'aveva incontrata. E accadde proprio che in un particolare momento, una sera di preghiera in un luogo, non dico quale per rispettare la persona, uno ha detto Gesù mi ha incontrato qui ed è da qui che io devo partire nella mia vita. Ecco, queste cose, ripeto, ai santi sono accadute, continuano ad accadere. Il Signore mi ha incontrato. E allora, per esempio, quando il Papa Francesco insiste, anche recentemente, ma ce l'avete un Vangelo, un piccolo Vangelo nella borsa, lo leggete spesso, avete familiarità col racconto di Gesù, perché... Io parlavo del pellegrinaggio, ma il pellegrinaggio non tutti lo possono fare fisicamente, però tutti lo possono fare tenendo in mano il Vangelo, meditando, pregando. Quelli che sono i metodi umani, tu incontri una persona, la incontri una volta, la incontri due volte, li parli assieme, senti una frase, qualcosa ti colpisce, a volte può essere anche soltanto un atteggiamento degli occhi, una carezza degli occhi, e tu capisci che quella persona è decisiva per la tua vita. Ecco, ma la stessa cosa, se Gesù si è incarnato, il metodo deve essere lo stesso. Non può essere quello di innamorarsi di un fantasma. Devi innamorarti di una sua parola, di un luogo, di un incontro che hai fatto con lui, di qualcosa che deve, non lo so, a me fa tenerezza pensare che per esempio i protestanti usavano, non so se lo fanno ancora, tenere in casa un grande libro, la Bibbia, che nella prima pagina aveva segnato il nome di papà e mamma e poi via via tutti i nomi dei bambini man mano che nascevano. Perché quello era il libro della famiglia. Ecco, il libro dove, sperabilmente, ogni membro della famiglia doveva trovare la parola di Dio che lo riguardava. C'è molto di vero in questo. Moltissima poca fede dei nostri cristiani è che la testa è piena di giornali, è piena di internet, è piena di romanzi, è piena di film, è piena di stupidate, è piena di chiacchiere, quell'acquitrino di chiacchiere dove gracidano le rane di cui parlava, non mi ricordo più chi, capito? La testa è piena, ma al punto che quello che Gesù vorrebbe dirmi non riesce a farsi strada, quello che Gesù vorrebbe mostrarmi non riesce a visualizzarsi perché vedo troppe cose inutili. Ecco, allora, ripeto, prima cosa, Gesù ti chiama, intende assegnarti una storia particolare che è la tua. E qui, cosa ho detto? Se dovessimo analizzare le conseguenze non la finiremmo più. Per tanti di voi sono già in situazione già fissata, benissimo, magari non è accaduto niente di quello che dico io, ma la grazia di Dio è così forte che può prendere anche una storia già fatta e fatta male e dire adesso però Signore la mettiamo assieme, la mettiamo a posto. E può accadere che una storia che non si può dire che sia stata una chiamata o una risposta, lo diventa. Però certo, io adesso penso ai nostri ragazzi che sono con padre Claudio e dico spero che questa questione venga posta. Quando, come fa a vivere da cristiano un ragazzo, una ragazza
che comincia a vivere quel momento che descrivevo, lo sguardo, l'attrazione, il pensiero, ho bisogno di te. Come fa un ragazzo a dire io, ma io posso essere davvero cristiano, amare davvero Cristo, essere innamorato, se non mi faccio la domanda se questo fenomeno amoroso che mi sta accadendo, che fa parte della mia vita, è dentro il disegno che Dio ha su di me? Fino a poter dire sì o no, secondo che capisco che questo disegno asseconda ciò che Dio vuole da me o non lo asseconda. E adesso permettetemi di dirvi qualcosa, penso che in sala ci sia Padre Arcesio, a me fa un po' di dispiacere dirvi quello che vi sto dicendo, ma ve lo dico lo stesso, che uno dei momenti in cui sono rimasto male, non per colpa di Padre Arcesio, certo, ci mancherebbe, ma per colpa mia, e quando mi ha detto, ma come mai nel vostro movimento le vocazioni, quelle più specifiche, non solo quelle al matrimonio, ma quelle specifiche alla consacrazione, all'appartenenza a Gesù, al sacerdozio, sono così poche? E lui ti racconta che gli arrivano decine di persone, va bene, saranno magari molto più popolosi i luoghi, ma alla fine però cos'è un'esperienza che non genera delle chiamate, degli inviti a seguire Gesù, delle risposte? Ed è un fatto che noi, pur avendo in questo momento la grazia anche di avere per esempio un bel gruppo di giovani a Brescia, per grazia di Dio, però certe volte ti domandi, ma i giovani e non solo, le persone, a volte penso per esempio a tutte le persone che per circostanze della vita restano sole. E io dico, senza voler imporre niente a nessuno, ma una vocazione che non si realizza nella costruzione di una famiglia deve realizzarsi nella costruzione di un'altra famiglia, in un altro modo, capite? In un'altra forma, e ce ne sono migliaia di forme, se non c'è quella adatta te inventala, però un modo in cui anch'io so che Gesù mi sta chiamando e mi sta soprattutto, il fatto che Gesù ti sta chiamando significa, corrisponde al fatto che Gesù ti sta affidando un compito, ti vuole affidare un compito. Anche tutte le richieste che sono state fatte, mettetela dal punto di vista vocazionale. Permettetemi di usare una parola triste, che ripeto, non vuole offendere nessuno, è solo un po' di dolore se volete, ma si può attraversare la vita da svocazionati? È chiaro il significato della parola? Ricordate gli operai della vigna che sono a sera, sono ancora lì, e passa il padrone e dice, ma voi come mai siete ancora qui? Non ci ha chiamati nessuno, perché allora è proprio l'assunzione al lavoro quotidiano, al lavoro dei campi, avveniva per chiamata. Il padrone o il fattore usciva sulla piazza della città dove erano tutti, si vede ancora così per esempio in Libano, e uno chiamava, vieni tu, ecco, e qualcuno restava senza lavoro. E il padrone guarda questi che sono senza lavoro a fine giornata e dice, venite anche voi a lavorare nella mia vigna, e alla fine dà a tutti la stessa paga. Anche qua ci sarebbe una bellissima meditazione da fare, come mai dà a tutti la stessa paga? Però, e se volete la risposta, dà a tutti la stessa paga perché nel campo della vocazione poter lavorare anche un'ora è già una paga, è già una grande paga. Bene, detto questo, allora, il primo problema è tutta la vita di Gesù è una chiamata. Gesù attraversa il mondo e vede la gente, chiama i discepoli a fare i discepoli, chiama la Maddalena a convertirsi, chiama la prostituta a volergli bene, chiama Lazzaro, al malato a guarire, è tutta una serie di chiamate.
E dentro questa questione c'è il punto della nostra vocazione. Prima è stata cantata una canzone di Kefo, mi pare, no? Io ho qui nei miei testi scritti la canzone Il viaggio, la ricordate? Fammi camminare ancora, ho perso tanto tempo e non sapevo che fosse così questo viaggio. Ho incontrato per strada uomini con due facce che volevano rubarmi la voglia e il coraggio. Non ho più né padre né madre e non so meglio di loro. Dei bambini già grandi ci guardano e chiedono un segno. Quando prendemmo il mare ero felice davvero e ti svelavi tutto ciò che tu già sapevi. La mia vita di prima, la voglia di cambiare, il nome di lei che tenevo segreto. E tu ascoltavi tutti parlare, poi ci parlasti di te, di quel mondo lontano, lontano, lontano ma vero. E poi caddi nel tranello dell'odio e del potere e credevo di essere fuori dal gioco. Ed ecco la città, con le sue mura d'oro, le sentinelle sulle torri, fiorite di alberi e giardini. Io non l'avevo vista mai, eppure c'ero nato, ed era quella la città dove sarei tornato. Così, dentro la notte, lasciai la compagnia. Non potevo più essere uno di loro, non potevo più essere uno di loro. Il sole del mattino mi trovò sulla strada, a rincorrere il tempo che avevo perduto. Ho attraversato i monti, ho attraversato il mare, ed ora voglio con te continuare il mio viaggio. Io ti cerco in tutte le case, a tutti parlo di te e di quel mondo lontano, lontano, che ora è sempre più vero. Per me questa è stata una delle più belle canzoni che ha accompagnato, diciamo, un po', diciamo, la mia giovinezza, anche se avevo 30 anni quando l'ho sentita per la prima volta. Va bene. Comunque il Vangelo è il racconto di questo. Come lo porta avanti Gesù, questo racconto, con chiunque? Quali sono i contenuti? Beh, io credo che il primo contenuto che c'è sempre è questo. Gesù, in fondo, parlava sempre del Padre. Qualunque cosa dicesse, qualunque insegnamento volesse dare, lui parlava sempre del Padre. Diceva un autore russo, che io ho citato spesso, Gesù era quella persona che pronunciava la parola Padre come ognuno di noi pronuncia la parola io. Gesù non diceva io, diceva il Padre. E quando, in fondo, in mille modi, parabole, miracoli, Gesù interveniva su quella ferita che tutti abbiamo di immaginare male Dio, di pensare male di Dio. Pensate, gli esempi sarebbero immensi, infiniti. Gesù interveniva sempre su questo e parlava del Padre con tale verità, con tale dolcezza, con tale tenerezza da costringere quelli che erano davanti a lui di dire sì, Dio è così, come ascoltavano una parabola e poi dicevano Dio è così. Ascoltavano la parabola del figlio prodigo, del buon samaritano, Dio è così, è vero, Dio è così. La prima cosa che Gesù realizzava in coloro che chiamava, da Pietro all'ultimo peccatore, alle folle, era quello che lui aveva a cuore. Gesù sapeva come era fatto il Padre. Gesù sapeva il volto del Padre, Gesù sapeva la tenerezza del Padre e in fondo comunicava quello. E quelli che noi diciamo si convertivano, gli andavano dietro, non è tanto solo una questione morale, anche non far peccati, osservare la legge, tutto vero. Però c'era una cosa più profonda. Dio, sentivano Gesù e poi dicevano, adesso Dio mi è diventato caro. Mi è diventato una persona cara, l'inizio di tutto il nostro discorso. Poi, dopo questo, Gesù si aveva una certa passione per quelle che era di anticipare lui la domanda. Noi di solito facciamo la domanda,
ma tu chi sei? Gesù la preveniva sempre, io sono. E usava tutte le parole più belle, più preziose, più delicate. Se volete anche quelle, proprio nel libro che vi dicevo, ci sono tutti i capitoli. Cosa intendeva dire Gesù quando diceva io sono la luce, io sono la verità, io sono la vita, io sono il pane della vita, io sono la strada? Ecco, Gesù usa una serie di formule di autodefinizione. Però è bellissimo questo, che poi quando arriva alla fine e fa le ultime volte, dice: se non vi convertirete e non crederete che io sono, blocca, non sarete salvi. Cioè alla fine resta soltanto la parola io sono, che è il nome di Dio, però prima ci mette dentro tutte queste. E tutte queste affermazioni di Gesù, che sono legate a episodi, io sono la luce legato all'episodio, al miracolo del cieco nato, io sono la via, la verità e la vita è legato alla resurrezione di Lazzaro, io sono... Ma comunque, pongono continuamente la domanda. Provate a farvi la domanda, ma se tu dovessi rispondere alla domanda chi è Gesù per te, abbiamo visto questa mattina quello scrittore che rispondeva: posso dire solo questo, che Gesù è per me. Ma dopo un po' di tempo che ci stai assieme, puoi dire, rispettando le definizioni di Gesù, Gesù per me è la luce? Come? Perché? In che cosa? Gesù per me è la vita? Come? Perché? In che cosa? Gesù per me è l'amore? Come? Perché? In che cosa? Gesù per me è la verità? E avanti. E vedete, questo è il problema. Che nel Vangelo, il Vangelo è pieno delle parole con cui Gesù ci parla, ci chiama, ci invita. E la sofferenza dei cristiani è che sono tutte... Immaginate un dialogo dove si sente la proposta, la domanda e la risposta dov'è? Chi risponde? Poi andate a leggere le vite dei santi e vedete come si risponde. Mi piace qui leggervi un testo per dirvi come si può rispondere, di un autore che è molto amato da qualcuno di voi, non faccio nomi, che si chiama Don Primo Mazzolari. E allora dice così: molti parlano delle strade della civiltà. Io penso volentieri alle strade del Vangelo, che voglia di vederle. Per la gioia di vedervi, strade del Vangelo, non perché siete diverse o più belle delle strade che conosco, ma perché avete portato Gesù. Strada di Cesarea di Filippo, strada che va da Gerusalemme a Gerico, strada di Naim, strada di Sichem, di Cana, di Betania, strada dell'Emoroissa, strada del Calvario. Non ho bisogno né di vedere né di immaginare. Sono le strade del mio paese, della mia terra, le strade che mi conducono a scuola, in banca, all'officina, nei campi, al cimitero. La strada è la strada. Uomini che cantano, acque che scorrono, margini che fioriscono, nuvole, stelle. Ma il duro della strada, la stanchezza del camminare, questa non la porta via nessuno. È proprio della strada essere dura, è proprio il camminare che è duro. Ed egli l'ha camminata coi piedi tumefatti e sanguinanti, l'ha baciata con la sua bocca arsa nelle cadute che non si contano. E quando sento parlare delle strade della civiltà, io continuo a cercare le strade del Vangelo. È un testo molto, no, molto bello, che è una espressione di fede. Ecco, Gesù quindi ti dice chi è Lui, ma
la domanda chi sono io per te, oppure, dato che l'ha detto, io per te dovrei essere, voglio essere la luce, la verità, la vita, il pane. Ci sono tante definizioni bellissime, tutte sostanziali. Quando Gesù ti dice chi è lui per te, in fondo ti sta dicendo chi sei tu per lui. Quindi ti mette nella tua vita quelli che Santa Teresina chiamava i grandi desideri, i grandi ideali. Un Gesù che ti dice io sono la luce, ti mette dentro nel cuore un desiderio infinito di luminosità. E tutto ciò che è un po' cupo, oscuro, bieco nella tua vita, comincia come quando accendete una luce in un ambiente cupo e tutto un po' alla volta si rischiara. E quando Gesù ti dice io sono il pane, alla tua fame, che ne abbiamo di fame, abbiamo la fame di curiosità, abbiamo la fame dei corpi, abbiamo la fame dell'interesse, quando ti dice io sono il tuo pane, vuol dire che vuole saziarti. E allora che ne fai dell'altra fame? Ricordo c'è un bellissimo carteggio che credo piacerà molto al nostro padre Aldino se lo ha letto, il carteggio tra Molinier e Cioran. Cioran non era proprio un credente, era un genio pazzo un po', e Molinier invece era un suo amico che però si convertì e divenne domenicano, però intrattenevano tra loro una corrispondenza. E a un certo punto, quando Cioran gli scrive che non riesce a accettare, diciamo, le risposte del Vangelo, Molinier gli scrive, amico mio, non puoi avere così fame se non esiste il pane. Non puoi avere così sete. Ho mai trovato uno come te che abbia così sete. Non puoi avere così sete se non esiste l'acqua. Ecco, quando Gesù dà le definizioni, ti sta dicendo di che cosa hai bisogno. E se non senti il bisogno, significa che ti stai accontentando di qualche rimasuglio o di qualche, così, diciamo, di qualcosa di artefatto. E poi trovate tutti gli episodi. Si possono prendere dei verbi. Miracolo. Cosa sono i miracoli di Gesù? Guarire, cambiare, ricominciare. Tu non puoi leggere parole del Vangelo e poi essere lì e dire con me non c'è niente da fare, sono fatto così, ormai ho provato tante volte. Perché le pagine del miracolo urlano continuamente queste parole. Puoi guarire, puoi cambiare, puoi camminare, puoi ricominciare da capo. Ecco, e quando la cosa importante è dire di sì, perché quando dici di sì, accade questo miracolo, Gesù ti afferra e poi quello che accade dipende da lui. È la bellissima espressione di San Paolo che diceva io corro per afferrare Cristo perché lui mi ha già afferrato. Ecco, e questa formula così un po' anche simpatica è esattamente quello che deve accadere. Prendete in mano il Vangelo e dite questa parola è per me. Cercate quella particolare proprio per voi, ma comunque un po' tutte sono per te. E ogni parola, ogni atto di Cristo rivela qualcosa di come è fatto il tuo cuore. E quando questo comincia a accadere si tramuta in preghiera. Soprattutto abbiamo bisogno che questo accade perché ognuno, diceva Padre Arsesio, 85 anni a 90, una suora che si mette a fare la madre maestra della novizia è pazza, però lo fa per amore del Signore, va bene? E uno a 95 anni, o 90, 80, 70, 20, 10, troverà il suo posto, la sua vocazione. Quando lo trova? C'è un test evidente, uno è felice, uno è contento, uno non sta lì a lamentarsi con Dio come spesso facciamo, ma uno dice Signore, ti ringrazio perché anch'io nella mia umiltà, nella mia povertà ho un posticino nel tuo Vangelo.
Sia lodato Gesù Cristo. Come il silenzio del mondo all'alba, quando si